parte di condividere con voi la mia fede nella famiglia, e penso e spero suscitare e far crescere ancor più la vostra fede nella grazia, nel dono dell'essere sposi con il sacramento delle nozze e quindi famiglia. È sempre una bella opportunità quella che ci è data di condividere la fede. Io posso dirvi con profondità di cuore, credo nel sacramento delle nozze. Credo che il Signore Gesù ha voluto e vuole trasformare ogni coppia di sposi in qualcosa di straordinario che superi la bellezza di ogni cosa che esiste nel mondo e possa essere spiegazione delle cose stesse. Che la bellezza degli sposi superi la bellezza dei fiori che tengono in casa, superi la bellezza dei tappeti, dei quadri e di ogni altra cosa che esiste in casa. Credo che Dio vuole fare di ogni coppia questa bellezza. Soltanto che questo Dio non solo ha fatto le cose in questa direzione, ma mette gli sposi in questa possibilità. Ringrazio della presentazione che è stata fatta, ma io mi considero una formichina dentro l'apostolato per la famiglia, perché so quanto il Signore va facendo per gli sposi, quanto insegue ogni coppia di sposi, perché da ognuna di esse esca tutta la bellezza che vi è contenuta dentro. E allora cerco di darvi qualche piccolo suggerimento, qualche coordinata su questo tema che mi avete affidato, la spiritualità formato famiglia, arrivando poi a dire in sintesi cosa c'è di nascosto e di nuovo, perché c'è qualcosa di nuovo in questo libro che avete davanti, Felici e Santi. Partiamo innanzitutto dal fatto di che cos'è spiritualità. Detta in modo molto semplice, spiritualità significa vita secondo lo Spirito. Vuol dire che agli sposi cristiani è dato il dono dello Spirito, per cui la loro realtà concreta, umana, carnale, può vivere al 200% in forza dell'azione dello Spirito. Lo Spirito Santo non è uno spegnitoio della dimensione umana, qualcosa che smorza, come dire, inibisce la vivacità, la freschezza della bellezza umana, dell'affetto, della dimensione unitiva, dell'istinto, della paternità e maternità. Lo Spirito va a vivacizzare, va a centuplicare il potenziale umano nascosto dentro il cuore di ogni uomo o donna. Potremmo dire che lo Spirito porta a compimento ciò che è seminato dentro nel cuore dell'uomo e della donna. Vita secondo lo Spirito significa consentire che tutto l'umano, maschile e femminile, dello sposo e della sposa possa esprimersi, al punto da poter dire: ma com'è possibile che un umano sia così bello? Solo perché vive nell'azione dello Spirito. Solo lo Spirito è l'interprete autentico di ciò che è dentro, nascosto dentro la realtà umana. Purtroppo noi viviamo in una mentalità che contrappone carne e spirito, non abbiamo capito che cos'è lo Spirito Santo. E quindi pensiamo sempre allo Spirito come qualcosa che non può cogliere le esigenze della carne, e pensiamo alla carne lontana dalle esigenze dello Spirito. È esattamente il contrario. Lo Spirito è ciò che fa fiorire la carne in pienezza. Lo Spirito è ciò che dà la realtà dello sposo o sposa, del padre e della madre, dalla pienezza di umanità. Vita secondo lo Spirito, spiritualità, significa che l'uomo e la donna, in forza del dono dello Spirito Santo che ricevono nel giorno del sacramento delle nozze, possono essere messi nelle condizioni di dare il meglio di sé, il tutto di sé, l'uno all'altro, e di poter sperimentare al massimo grado possibile il proprio essere femmina, il proprio essere maschio. È solo lo Spirito che conduce a pienezza.
È proprio in quest'ottica che stiamo promuovendo con alcuni amici un convegno che verrà fatto a Roma, a Sacrofano, dal 2 al 5 gennaio, su questo argomento. Lo Spirito Santo conduce a pienezza. Alle volte noi pensiamo che siano delle condizioni esterne che conducono a pienezza. Se riesco a sistemare mio figlio, se vado in pensione, se sistemo la casa, se traslochiamo, se compriamo la macchina, se passa questa malattia, se mi passa... Sono tutte cose, sì, per carità, che hanno la loro utilità, ma ciò che conduce a dire in pieno io mi sono realizzata come donna, come uomo, è lo spirito. Spiritualità della famiglia quindi significa accogliere il dono dello spirito che consente di vivere in pienezza la dimensione umana maschile e femminile nella versione di sposo, sposa, padre e madre. Questo spirito, dicevo, viene donato con il sacramento delle nozze e permane per tutto il tempo della vita degli sposi, anche quando uno dei due viene meno, perché muore o perché si separa. Lo Spirito Santo non è uno spirito di circostanza, è lo spirito che è dato alla struttura relazionale uomo-donna. Quindi vorrei, come dire, farvi cogliere che in questo momento, cari sposi, siate voi qui in coppia o singoli, in questo momento voi godete dell'azione dello Spirito tanto quanto il giorno delle vostre nozze. Soltanto che lo Spirito è come l'aria che respiriamo. Se io tengo la bocca chiusa, può esserci tanta aria, ma muoio di asfissia. Se io non lo respiro, se io non mi sintonizzo con lo Spirito, se io non lo faccio mio, se io non lo invoco, se io non prego, non vivrò secondo lo Spirito, vivrò secondo gli istinti. Ho fame, ho sete, ho sonno, sono stanco, sono stufo, ne ho abbastanza di quest'uomo, ne ho abbastanza di questa donna. Lo Spirito è l'elemento determinante del percorso della coppia. Quindi parlare di spiritualità significa indicare la strada della pienezza. Però non posso soffermarmi totalmente solo su questo argomento, anche se mi piacerebbe. L'altro passaggio che è indispensabile notare è che con l'effusione dello Spirito Santo, con la celebrazione del sacramento delle nozze, c'è una novità nella relazione sposo-sposa. Questa una caro che si realizza, questa unità di relazione che si realizza tra sposo e sposa, stabilisce una relazione con una persona speciale, che è il Signore Gesù. Dal giorno delle nozze, il Signore Gesù, lo sposo, è con voi. Uso questa espressione, che è quella che piace molto a Giovanni Paolo II, che lui ha detto e ridetto nella lettera alle famiglie del 94, dove parla della sua presenza, ma riprendendo concetti che noi troviamo nella Gaudium et Spes, al numero 48 esattamente, quando dice che il Signore rimane presente e loro, gli sposi, sono viva testimonianza e rendono presente, gli sposi, il Salvatore del mondo. Gesù è con voi. Gesù rimane con voi. Gesù è la presenza che è fondamento della stessa unità di coppia. Gesù è presente e qualifica la qualità di unità e l'obiettivo di unità di una coppia di sposi. Ma noi perché siamo sposati? Chi ci tiene insieme? Dove ci conduce? Dove siamo diretti come sposi? Qual è il nostro orientamento? Ma noi stiamo costruendo una famiglia come i nostri vicini di casa che non frequentano la chiesa, che non sono neanche sposati in chiesa. Noi che qualità diversa abbiamo nei confronti della famiglia che ci vive accanto? Noi da dove veniamo? Dove andiamo? Abbiamo lo stesso obiettivo? No, assolutamente. Perché gli sposi, in forza della presenza di Gesù, costituiscono realmente una novità. Sono un seme del regno, sono una novità, lì costruiscono qualcosa che è di Dio, che appartiene al regno dei cieli, che è già dentro il circuito del paradiso. Il regno dei cieli è in mezzo a voi e questo è di ogni famiglia, anche se purtroppo non è saputo da nessuno. Lì c'è già qualcosa che è incominciato.
lo dice esattamente la quarta prece di benedizione nel rito del sacramento delle nozze, nella quarta prece, la conclusione, dove dice: conservino una nostalgia di te, conservino una nostalgia di te, siano seme del tuo regno. Perché seme del tuo regno? Cosa vuol dire? Che i nostri corpi portati al cimitero risusciteranno e fioriranno in una dimensione diversa? No, non è quello. Ecco, il regno di Dio è già in mezzo a voi, è già cominciato. Voi avete già cominciato a vivere una qualità di unità e di relazione che non è più soltanto legata alla vostra intesa uomo, donna, sposo, sposa, padre, madre, genitori e figli, ma una qualità e una unità che è già qualcosa che è nel Regno dei Cieli. Voi siete intersecati con l'azione dello Spirito nell'unità di Gesù. E questa presenza di Gesù qualifica la vita degli sposi. Qualifica la vita degli sposi, qualifica la vita spirituale. Per cui il Signore Gesù è un interlocutore permanente. Già vi sto dicendo qualcosa che qua e là troverete in questo testo. Qualifica la vita degli sposi, perché se io so che Gesù è sempre presente, io comincio a tener conto di questa presenza e quindi divento capace di promuovere una relazione, una parola. Non è questione di recitare una pappardella di preghiera per sistemare qualcuno e avere così una maggiore garanzia cattolica del mio futuro o il futuro dei miei figli. A scanso di equivoci è meglio avere una protezione dall'alto. È riuscire ad avere invece una relazione profonda. Il Signore è con noi. E scopre il valore della parola, per esempio. Chiedere un parere a Gesù. Non è bambinesco, state tranquilli. Lo fanno e l'hanno fatto le persone più sante di questo mondo. Cosa ne pensi, Gesù, di quel che stiamo facendo noi due? Cosa ne pensi del nostro sistemare i soldi in questo momento, in questo modo qui? Cosa ne pensi di quei ragionamenti che stiamo facendo circa nostro figlio? Cosa pensi di ciò che diciamo dei nostri suoceri? È una presenza viva. E statene certi, sarei pronto a firmare il cambiale in bianco. Statene certi che il Signore risponde. Perché è più presente di quanto non lo sia ora qui in mezzo a voi, io. Perché la sua presenza è una presenza divina. E quindi penso a un Gesù presente con il quale mi confronto nella parola, mi confronto nella preghiera e lo faccio diventare fonte del nostro amore. Signore, voglio amare con te e come te questa donna. Quanto Gesù sta amando mio marito? Quanto Gesù sta amando mia moglie? Ma io ho fatto sentire a mio marito la presenza di Gesù in questa casa? Ma io ho fatto sentire a mia moglie la presenza di Gesù in questa casa? Capite che noi siamo malati di religione intellettuale, che vuol dire affermazione di principi, porre azioni di coerenza ai principi, salvo che la vita, i nostri sentimenti, il nostro agire ce lo gestiamo noi. Un Gesù così è un Gesù che mi mette nelle condizioni di crescere nell'amore. Chi ha Gesù in casa non può non tenere presente di un'accelerazione indispensabile. Mentre il gioco della spiritualità, una spiritualità mal comunicata, mal compresa, si distende su quelle parole abusate che sono resistere, pazientare. Siamo riusciti a stare insieme, sono 30 anni che siamo sposati e siamo ancora insieme. Che sorpresa, vi rendete conto quanto sono stato bravo? Questa non è santità matrimoniale, questa è povertà umana. Certo, ha un risultato positivo, non lo neghiamo, ma non mi dice la felicità di una persona, mi dice la rassegnazione di una persona, che è tutta un'altra cosa. Chi ama è in una prospettiva. Se voi per le vostre cose, le vostre case, i vostri figli sognate,
Avete ancora sognato per la vostra vita di coppia? Sognato, sì, sognato di crescere. Sognato di amarvi di più. Oggi sembra far ridere fare questi discorsi qui. Certo, se li facciamo nell'ottica puramente umana, fanno ridere, meglio non farli. Se li facciamo nell'ottica dello spirito e nell'ottica della certezza di una presenza, allora sì. Anche un prete può benissimo rassegnarsi davanti alle difficoltà che oggi si vivono dovendo fare il prete nella parrocchia. Ci si può rassegnare, si può fare tutto quello che devo fare, io lo faccio. Ma fa così anche i trattori. E si può vivere dicendo: sono qui nel nome del Signore. E la mia potenza non è in ciò che faccio, è in ciò che credo. La mia potenza non è in ciò che dico, ma è nello spirito. E questo già vi fa capire che bisogna condurre la famiglia in un circuito che non è quello del vedo, sento e tocco, in un circuito che ha effettivamente la capacità di coinvolgere questa presenza. Questa presenza. Ma Gesù era veramente lo sposo invitato a casa vostra, quando vi siete sposati. Quante volte avete chiuso casa pensando Gesù è con noi? Quante volte avete fatto l'amore sapendo che Gesù non ha vergogna dei vostri corpi? Questo è il Gesù che ha creato il maschile e il femminile, il Verbo di Dio, nel quale tutte le cose sono state fatte, come dice Giovanni. E nella misura in cui io colgo questa presenza vengono gli altri aspetti di una spiritualità specifica proprio in forza di questa presenza. Cos'è? Che è una spiritualità che si muove a due. Perché la novità del sacramento del matrimonio è che viene consacrata la relazione. E quindi è una spiritualità che va avanti insieme. E questo insieme non vuol mica dire che sposo e sposa devono avere lo stesso livello di fede. Si può addirittura portare avanti una spiritualità di coppia in forza del sacramento anche là dove uno è praticante e uno non è praticante. Quello che conta è che io non posso più vivere in pienezza la mia spiritualità senza pensare che io sono totalmente congiunto, coniugio, coniugato, coniuntus. Non posso pensare di vivere camminando su una gamba sola. Cammino su due. Così la mia spiritualità mi fa vivere permanentemente attento a mio marito, anche se mio marito non viene in chiesa, anche se non crede, anche se mi prende in giro perché prego. Ma dentro di me ho quella carica di fortezza, perché io sono chiamata a dire a mio marito, senza che se ne accorga, la potenza dell'amore di Dio. Mentre abitualmente cosa succede? Io sono giudice di quanto e come mio marito vive male perché non viene in chiesa e non prega. Quanto siamo lontani da... Io devo essere silenzio d'amore per una vita intera per far capire che questo Dio mi ha fatto grande di cuore, al punto da amare le diversità di fede di mio marito fino a far sentire a lui chi è Dio senza parlargliene. Ma questo obbliga me a crescere, mentre preferisco obbligare mio marito a cambiare, perché mi rende più facile la vita. Quando ho cambiato lui, io sono sistemato meglio. Quindi è una spiritualità che ha una modalità precisa, è una modalità permanentemente a due. Non esiste più la spiritualità al singolare dopo che si è sposati. Lo so che qualcuno non la pensa così, ma teologicamente sono fuori strada. Che non vuol dire, torno a ripetere perché questo concetto non va giù, torno a dire che non significa che bisogna pregare insieme, perché solo così si vive spiritualmente. Certo che è meglio se si può pregare insieme, andare a messa insieme, condividere la fede, è l'ottimo, non c'è dubbio. Ma io condivido la fede anche quando non parlo mai di fede con mio marito, perché io vivo nella fede sapendo che ho quest'uomo o questa donna accanto a me. Perché è una modalità di crescita spirituale tenendo conto che io sono stabilmente coniuntus, congiunto, collegato con una lei o con un lui. Un altro elemento che dice la novità della spiritualità a formato famiglia è
relativo ai contenuti. I contenuti primari e specifici della spiritualità coniugale e familiare sono la vita stessa di coppia e di famiglia. Cioè, a fronte di una candelina alla Madonna e di un gesto di coccola a mio marito, vale di più la coccola a mio marito davanti a Dio. Con tutto rispetto per le candeline, intendiamoci bene, non è che voglio schierarmi contro queste forme di devozione. Perché? Perché io coltivo l'amore per Gesù sposo presente nella mia casa, nella misura in cui io dico l'amore a quest'uomo, a questa donna. Fra un rosario e il far l'amore, se c'è da scegliere, rende di più il far l'amore. Se posso dico anche il rosario. Ma preferisco dire il rosario invece che andare a letto con mio marito, non vai a letto con tuo marito. Non so se riesco a spiegarmi. Perché? Perché gli sposi celebrano nella loro vita l'unità d'amore tra Cristo e la Chiesa, attualizzano l'amore di Dio. Certo che la preghiera mi aiuta a vincere, a superare, ad essere forte, non ho dubbi, non è che voglio svilire la preghiera. Ma devo dire che il proprium, la realtà prima, primaria, originale, con la quale l'uomo e la donna lodano Dio, è il loro dire l'amore, è il loro vivere l'amore con i figli, con... è questo tessuto unitivo che è stato sacramentato. Quindi è una spiritualità specifica. Non esiste una spiritualità per gli sposi che tocchi solo lei o solo lui. Tocca stabilmente la relazione quando si vuole vivere secondo lo Spirito Santo che è dato agli sposi. E questo va a valorizzare tutto, tutto. Allora non c'è più un angolo della casa che non abbia significato. Troverete nell'ultimo capitolo di questo libro il come i grandi ideali di santità possono essere, scusate la parola, spalmati dentro tutti gli ambienti della casa, dall'ingresso alla cucina fino al bagno. Anche quello ha un significato. Purificami, Signore. E c'è un significato del corpo in tutti i luoghi della casa, perché nella misura in cui ho colto il significato profondo del mio essere sposo, perché lo Spirito Santo ha consacrato la mia realtà di coppia, l'ha consacrata, ha consacrato la nostra relazione, che è ciò che distingue nettamente la consacrazione di una donna. Pensate alle sorelle che abbiamo qui presenti, queste consacrate, pensiamo ai sacerdoti consacrati. Noi siamo consacrati nella nostra singolarità di persone. Condividiamo con altri fratelli e sorelle la consacrazione. Nel vostro caso invece è consacrata la vostra relazione. Non è consacrato lui o consacrata lei, è consacrata la relazione di lei con lui, di lui con lei. Quindi tutto ciò che va a coltivare la relazione, tutto questo è spiritualità specifica degli sposi. Se gli sposi cristiani vivessero secondo lo Spirito, sarebbero per le future generazioni la più bella reclama in assoluto dello sposarsi. Ma oggi abbiamo tanti sposi cristiani che vanno all'elemosina dalla psicologia. Sono psicologo anch'io, quindi non voglio assolutamente svilire questo servizio. Vanno all'elemosina dalla psicologia o dall'oroscopo o da qualcun altro per chiedere cosa potrei fare di meglio. Quando nella forza dello Spirito si può veramente realizzare una pienezza di vita. Se è consacrata la relazione, dicevo, ogni particolare, tutto diventa possibilità di crescita umana. Non c'è più nulla che va scartato, tra virgolette, che va buttato via. Non ci sono, come dire, rifiuti. Quando voi preparate da mangiare, non c'è qualcosa che diventa scarto perché è un pezzo, perché è vecchio, perché è sporco, perché non è pulito, non è sano. Scartate qualcosa. Nella vita di coppia non c'è nulla da scartare. Non c'è una tazzina da caffè, non c'è un tono di voce, non c'è il come è messo un oggetto, non c'è nulla che non possa essere
efficace allo scopo di dire la bellezza di questa unità nella forza dello spirito. Quindi osserviamo una spiritualità che si intesse profondamente dentro la realtà umana di tutti i giorni degli sposi. Non una spiritualità di circostanza, ma è una spiritualità che va a toccare tutti gli aspetti del vivere di coppia. Mi pare vi ho dato le coordinate molto semplici, no? Sapere che c'è una novità nella grazia del sacramento delle nozze, c'è il dono dello Spirito che vi fa vivere secondo lo Spirito e c'è una presenza di Gesù che vi conduce a queste nozze piene. Siete chiamati a vivere le nozze nelle nozze. Che questa modalità spirituale è una modalità vissuta a due, che ha un contenuto specifico, che è la stessa vita di coppia e la stessa vita di famiglia. Detto questo, uno può anche cercare di dire: ma che passi avanti posso fare? Questo libro si colloca in questo filone qui, cioè gli sposi sono chiamati a crescere e volersi bene, o ci sono degli obiettivi, ci sono dei punti d'arrivo verso i quali gli sposi possono tendere per crescere nell'amore, sapendo che qui su questa terra non esiste un tetto all'amore. Mi spiego? Cioè non esiste un punto dove si dice: più di così non posso amare. Non vi sembra difficile questo concetto, perché voi lo sperimentate sulla vostra pelle. Ditemi se c'è un punto nell'amare i vostri figli dove vi fermereste. Lo amo fin là, poi basta. Sareste disposti a perdere la vostra stessa vita. E questo vale per il marito e per la moglie che avete accanto, anche se nel cuore in qualche circostanza non sareste disposti. Ma non c'è tetto all'amore, non c'è possibilità di dire ho amato abbastanza. E nella forza dello spirito questo viene infinitamente moltiplicato. In quale direzione si va? Questo libro si pone nell'ottica di individuare un percorso d'amore, un percorso d'amore dove realmente gli sposi vengono condotti ad amare sì nel corpo, ma oltre il corpo, a far sì che il corpo diventi capace di dire di più di ciò che sa dire. Per tradurvi questo concetto in modo banale, è diventare capaci di dire così tanto amore al punto da riconoscere che il vostro corpo è insufficiente per dire l'amore. Ah, certo, se c'è fatica ad amare, si fa fatica anche a dare il corpo per amore, ma non è questo un obiettivo spirituale. Questo purtroppo può essere una povertà di coppia. Ma io posso voler crescere così intensamente nell'amore al punto da rendermi conto che non mi basta il corpo per dire l'amore. E questo non svilisce il corpo, perché a quel punto lì uno sguardo diventa più forte che non un amplesso. Perché? Perché sono così carico d'amore che faccio scintille al di là della mia forza istintiva. Ma questo comporta che io realmente voglio far crescere l'amore. Detto brutalmente, per scuotervi un attimo, mi viene da chiedervi: ma tu vuoi bene a tua moglie più di 3 anni fa? E se non vuoi bene più di 3 anni fa, cosa hai fatto in questi 3 anni? In che punto sei cresciuta? Intanto ho fatto crescere i miei figli. Vuoi bene a tuo marito più di 5 anni fa? E se non vuoi bene più di 5 anni fa, cosa hai fatto per lui in questi anni? L'hai mantenuto? Oppure bisogna dire: basta uno standard d'amore sufficiente? Questo libro si pone nell'ottica della crescita. Il sottotitolo è molto eloquente: la vita interiore degli sposi. Perché gli sposi hanno la possibilità di vivere dentro. Noi abitualmente, quando parliamo di intimità, pensiamo soltanto all'intimità della camera da letto, però c'è un'intimità dell'intimità che è più profonda ancora. Là dove, tra virgolette, non mi piace di usare questo linguaggio, ma è per capirci, perché il linguaggio, quando si parla di uomo, donna, è sempre corpo e spirito una sola cosa, ma è per farvi capire.
là dove si parlano le anime, là dove si incontra la profondità dell'io, di lei e di lui. Capite che la confidenza più intima, più profonda, non può essere come così da fidanzati quando si comincia a dire quanto ho sul conto corrente. Quanto, ma quella cosa che riguarda, riservata, che riguarda la mia famiglia, che io non ho mai detto a nessuno, non è lì. L'intimità più profonda è quando io arrivo a dirti la mia anima, ma io veramente sono capace di amare, ma io veramente ho amato Dio e amo Dio, ma io sono disposto ad amarlo con te. Questo percorso vuole portare, condurre le persone a sposare, tra virgolette, l'anima, cioè a cominciare ad avere una spiritualità, una fede condivisa. Per cui proprio fin dall'inizio si parla di questa stanza interiore. Cosa vuol dire? Non è la stanza da letto, è quel luogo dove le due persone, lui e lei, si trovano a parlare con Dio, lo stesso Gesù. Si trovano a dirsi che hanno una intimità di fede. E lì, in quella stanza profonda, con lui, con Gesù, tirano le conclusioni più importanti della loro vita. Perché vogliono vivere la loro vita di coppia come fosse già di là. Già fanno i conti con Gesù, già vogliono stare con lui, già vogliono ascoltare la sua parola. E via via, stando in questa stanza interiore, proprio seguendo Gesù, c'è questa via della purificazione, dove veramente arriviamo a dire come coppia, è solo lui, il nostro sposo. Oggi abbiamo paura come cristiani di proporre questi ideali. Credo in un solo Dio, tu sei il mio Signore. Provate nel cuore a dire tu sei il mio Signore. Traduciamolo. Signore, comandi solo tu su di me. A te ho dato ogni potere. Decidi tu, comanda tu. Chi è il vostro Signore in questo momento? Chi è il Signore della vostra vita di coppia? Vi siete fermati alla democrazia interna? Andiamo d'accordo, tiriamo le conclusioni, vediamo chi dei due ha ragione. Certo, è un buon mezzo per lavorare, ma non è una carica spirituale. E quando invece la nostra unità è così forte in Gesù, a dire Gesù, fai tu, sii tu il Signore. Noi ti mettiamo davanti i nostri ragionamenti umani, i pro e i contro di una decisione, però vorremmo sentire da te dove ci conduci. So che questi discorsi fatti fuori da un contesto spirituale non hanno significato, ma non ho nessun dubbio, è giusto che sia così. Mi stupirei che li capissero. Perché se è vita con Gesù, o non posso confrontarla con chi Gesù non crede, non ci pensa, o con quelle persone per le quali Gesù non è presente. Io sono fermo a quell'espressione di Gesù, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, e qui anche stasera. Non manca mai a questo appuntamento. E per voi sposi è garantito, legato alla vostra vita di coppia. Stando con Gesù avviene una purificazione, ma io veramente sono il tuo Signore, ma io veramente, ma voi due veramente mi avete dato il cuore? La via della purificazione, ci accorgiamo che ci eravamo attaccati di più ai vasi di fiori, di più alla bella figura che ha Gesù, di più che a fare tutto, facciamo tutto, ma domani Gesù. Provate a dire 5, 10, 100 volte, 200 volte a vostro marito domani. Stando con Gesù c'è una via di purificazione fino a individuare che è Lui, solo Lui. E nella misura in cui si arriva a Lui c'è quell'altra via, no? La via dell'illuminazione, la via del capire, del cogliere, dell'entrare dentro un'altra saggezza, dentro un altro modo di pensare, di vedere le cose, dentro altre scale di valori che sono tanto divine quanto profondamente umane. Il demonio ha giocato dentro queste cose in modo meraviglioso e ci ha persuasi in tanti. Tanto profondamente divine quanto umane. È diabolico pensare di staccare Dio da umanità. Pensare che il divino contraddica l'umano.
e pensare che il genuino umano non abbia la sua radice nel divino. Significa cancellare la creazione e cancellare che il Verbo sia fatto carne. Nella misura in cui entro nel divino, sono portato a vivere profondamente, pienamente nell'umano. E l'umano è così raffinato che mi aiuta ad attingere, a segnalare il divino. E questo avviene nella vita di coppia. Questa via di purificazione conduce poi ad una illuminazione, fino a condurre poi ad una vita così intima con Gesù da entrare dentro la via mistica, quella via misteriosa dove il divino e l'umano sono costantemente dentro il cuore della persona, certo nel tempo, nei vari passaggi, non so più se nel corpo o fuori del corpo, perché dire il mio amore a Dio è dire anche l'amore intenso a mio marito. E non riesco più a staccarlo, l'amore di Dio dall'amore di mio marito. Non riesco più a staccare l'amore di Dio dall'amore verso mia moglie. E prego intensamente, sto con il Signore e in macchina prego, dico rosario, ma arrivando a casa, incontrando quella donna, sento di dirle tutto l'amore divino che ho nel cuore. Perché ho pregato. E là dove non si disgiunge più questo, ci sono momenti in cui maggiormente si coltiva o l'uno o l'altro, ma non sono più disgiungibili. E dove la carne comincia a parlare di Dio, a tal punto che Dio stesso, come all'inizio della creazione, arriva a dire ho fatto una cosa molto bella, ho fatto una cosa veramente bella. E che Dio dica ho fatto una cosa bella, deve averla fatta gran bella. E noi dobbiamo essere tanto lontani da questo disegno al punto da non riconoscerne più le coordinate della bellezza. Andate a sentire perché si dice delle coppie in giro per le strade. Andate a sentire le barzellette che si raccontano sullo sposo o sposa ai pranzi di nozze di persone che sono sposate in chiesa. E capirete quante bestemmie contro la bellezza di ciò che Dio ha fatto vengono raccontate anche dai cattolici. È perché si è persa questa esperienza profonda, che non è navigare sulle nuvole, sapete, non è, perché la pienezza dell'umano passa dalla consumazione, il dono di sé, fino a dare la vita. Non è che cambia la strategia, non c'è amore più grande di chi dà la vita, l'orgoglio di perdersi, l'orgoglio di amare, orgoglio spirituale, tra virgolette, è una parola non esatta. La gioia di amare senza risposta, sapendo che non può più risponderti. Sapendo che non può più risponderti. Ma qui ci vuole una vita per imparare così. C'è un domani vostra moglie, vostro marito, per un ictus, non vi riconosce più. Si riduce su una sedia a rotelle sul letto. Siete disposti ad amarlo, ad amarla, come capisse tutto, come volesse tutto, come sentisse tutto. Non è più neanche capace di darti risposta. Ma tu dentro hai maturato un cuore così grande che sei disposto per tutta una vita a servirlo, a lavargli i piedi. È il Vangelo di oggi. E quando devi invitare a pranzo, non invitare quelli che possono anche invitare anche te. Vai. Vai e invita poveri, stolpi, zoppi, quelli che non possono invitarti a casa loro, perché non hanno possibilità. Non ti daranno mai risposta a questo invito a pranzo e a cena. Ma tu hai capito che vuoi amare la Divina. Tu hai capito che nella tua vita di coppia vuoi amare la Divina. E allora cosa succede? Che la piccola risposta diventa dono. Hai fatto tutto per quella donna che magari non ti risponde, per quell'uomo che non ti risponde. E tu non hai cessato, il tuo cuore è diventato grande e continua a diventare grande. Però, qualche momento di luce, quel marito, quella moglie ti dà un cenno indiretto, povero, l'uno per mille di quanto hai dato. Ma diventa un dono straordinario. Perché non cerco più la risposta, cerco solo di dare. Perché lì è la mia pienezza. Il Signore conduce a queste altezze che sono il morire sulla croce per amore, sono quel donare il corpo per amore che noi ammiriamo nell'Eucarestia costantemente. Vuoi sapere quanto ti amo? Prendi e mangia questo mio corpo.
Pensate che Gesù abbia calcolato, domenica scorsa, ieri, ha calcolato prima di farci la comunione. Vediamo tu come rispondi. No, non posso darti tutto di me, ti do il 90%. Ha calcolato. Quante volte l'abbiamo ricordata la comunione che abbiamo fatto ieri, domenica? Se avesse calcolato che l'avessimo dimenticato subito, sarebbe venuto? Sì, è venuto sapendo che l'avremmo dimenticato. Questo è l'amore, questo è l'amore sponsale, queste sono nozze. In questo libro si cerca di, attraverso piccoli passi, condurre in questa direzione, sapendo poi che il Signore dona anche tutti gli strumenti, le possibilità per realizzare questo tipo di spiritualità, questo tipo di impegno. Ma per realizzare queste cose però bisogna tanto contemplare il marito e la moglie quanto contemplare il Signore Gesù. Chi riesce a contemplare, a fermarsi davanti allo sposo Gesù e riesce poi a trovare energie, forze, sentieri, possibilità, fantasia per dire questo amore. Il suggerimento che io vi do per realizzare tutto questo è quello dello stare davanti all'Eucaristia. L'Eucaristia realizza le nozze più alte in assoluto che esistono sulla terra. Lì sono nozze piene, lì sono nozze che oltrepassano tutte le barriere, persino la barriera della distanza tra il divino e l'umano. La distanza, l'incompatibilità, non so come dire, la non componibilità tra il divino e l'umano. Ma lui nell'incarnazione e nell'Eucaristia ha reso possibile la componibilità di questo mio corpo con il suo corpo. Che nozze! Lui non mi ha tutto d'un tratto fatto diventare giovane per poter incontrare la perenne giovinezza di Dio. Non mi ha fatto diventare bello per poter incontrare la bellezza di Dio. Mi ha fatto infinitamente di più. Mi ha dato la possibilità di diventare un corpo solo, con il corpo di Gesù. Queste sono le nozze. E voi, sposi, siete il sacramento di queste nozze. Voi partecipate di queste nozze. Gli sposi, dice il Concilio Vaticano II, partecipano, sentite la parola, spartire, condividere, entrare in società, godere degli stessi benefici, partecipano dell'amore che unisce il Verbo di Dio alla carne umana e Cristo capo alla sua Chiesa, quale potenza. Siete seduti su una miniera d'oro spirituale e si rischia di diventare accattoni. Poveri mendicanti presso altre persone, altre agenzie per dire mi aiuti a vivere un po' meglio la mia vita di coppia. Magari andiamo a elemosinare delle amiche, cosa fare, cosa non fare. O i cristiani avessero la percezione reale che Gesù è con noi, che Gesù è vivo, che Gesù è qui, che Gesù è nell'Eucaristia. Avremmo miracoli molto più grandi fatti dagli sposi. Io vi auguro che la lettura di questo libro, accompagnata dalla preghiera, dall'invocazione dello Spirito, dall'adorazione, possa produrre, come dire, la trasformazione che il Signore vuole da ogni coppia. Sapendo che il Signore non ha vergogna di nessuna coppia. Il Signore è l'unico che sa riconoscere bellezza anche quando voi non la vedete più. Però mettendosi la sua ottica, saprete misurare i passi che si possono compiere all'interno della vita di coppia, molto semplice e molto normale, e saprete farvi aiutare dall'azione dello Spirito nel crescere verso la santità e realizzare quel titolo che è stato dato al libro, Felici e Santi. E felici non vuol mica dire senza croci, perché non esiste una vita senza croce, perché non esiste il sole senza l'ombra. Ma felice vuol dire la capacità di sentire quella pace interiore per cui anche nella fatica cogli una serenità interiore. E nello stesso tempo, accanto a questa felicità, sapere che si toccano i vertici della crescita spirituale, che è la santità. Quella santità semplice che è possibile qui su questa terra, non la santità delle, come dire, quella con le candele davanti, insomma, delle statue,
ma la santità di chi vive concretamente tutti i giorni. Questo vi auguro mentre prego per voi, perché il Signore benedica la vostra vita di coppia.